Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Maxi blitz di polizia e carabinieri ai quartieri spagnoli e nel centro di Napoli. Sono emerse le modalità di spaccio nelle piazze del centro di Napoli, come i clan controllavano il servizio di pulizie nell'ospedale Vecchio Pellegrini, ma sono venuti fuori anche particolari relativi ad alcuni fatti di cronaca nera della recente storia della città. Grazie al blitz anticamorra congiunto effettuato all'alba di questa mattina da carabinieri e polizia e che con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia ha portato all'arresto di 53 persone. Tre i clan della criminalità organizzata interessata dalla massiccia operazione delle forze dell'ordine. Tra i risultati ottenuti, la chiusura della piazza di spaccio cosiddetta della Sposa nei quartieri spagnoli, capace di produrre un volume d'affari giornaliero stimato da squadra mobile e carabinieri tra i 4.000 e i 4.700 euro, circa 2 milioni di euro all'anno. A gestire il fiorente smercio della droga è il gruppo malavitoso facente capo a Carmine Furgiero, detto Pop, e suo figlio Luigi, un'attività che si articolava nella zona di Vico Canale a Taverna Penta, che da anni sovvenzionava i clan malavitosi dei quartieri, ricevendo all'occorrenza da questi ultimi sostegno e aiuto. Dedito soprattutto alle estorsioni, l'altro sodalizio criminale disarticolato a seguito del blitz, quello facente capo a Edoardo Saltalamacchia, Vincenzo Masiello e Antonio Esposito, egemone nella zona della Pigna Secca e presente nei quartieri tra Via Speranza e nel largo Baracche. Masiello finito in un'intercettazione telefonica che metteva in evidenza gli interessi dei clan sulla gestione delle pulizie nell'ospedale Pellegrini di Napoli. Dalle indagini è emerso anche il ruolo in alcune dinamiche camorristiche avvenute in un certo periodo da Ciro Caiafa, ucciso in un agguato di camorra, e padre di Luigi, ucciso da un agente di polizia dopo un tentativo di rapina finito nel sangue. Rischi per la salute all'Arenaccia dopo un incendio, la protesta dei residenti. Chiedono alla Procura di Napoli il dissequestro temporaneo del supermercato andato distrutto dalle fiamme la notte del 23 dicembre scorso. Residenti e commercianti del triangolo di strade Via Lalle, Arenaccia e Via Palmieri. Un dissequestro giusto il tempo per consentire una bonifica all'interno della struttura andata in fiamme, dove i prodotti alimentari mai rimossi in questi 5 mesi stanno sfamando colonie di topi e favorendo la proliferazione di insetti. Una bomba ecologica, denuncia Paolo Fusco, portavoce del Comitato Civico che ha dato vita a una manifestazione di protesta. La situazione è esplosiva, più di 5 mesi che questo supermercato è stato incendiato, 22 dicembre, un Natale scintillante per usare un eufemismo, e da 5 mesi è tutto sotto sequestro. Chiediamo il dissequestro per qualche giorno, di togliere questo cibo che sta andando a male e che sta nutrendo topi e poi richiudere e fare tutte le indagini. Quattro gli edifici interessati dal conseguente sgombero di case. I disagi per commercianti e residenti, quest'ultimi privati delle proprie abitazioni, sono notevoli. Casa nostra è inagibile, abitiamo qui su al primo piano. Sto vivendo a casa di mia sorella, ma vivo, dormo su una poltrona. Sono una malata oncologica, devo fare i controlli ogni 3 mesi. Non riesco più a sostenere e a vivere in questo modo. Vogliamo solo un intervento per il momento sanitario, per i nostri bambini, per i nostri malati, per gli invalidi. Poi possono risolvere i loro problemi. Il momento adesso attuale sono i topi. Non ce la facciamo più, cercate di aiutarci con tutto il cuore, ve lo dico, perché non ce la facciamo. Noi abbiamo negozi qui a fianco, non ne possiamo più. Poi c'è quest'acqua che fuoriesce, dove si ristagna al bordo del marciapiede e si alzano moscerini, scarafaggi, topi, niente, vanno e vengono vigili senza concludere niente. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ancora a Napoli. Quello che si vede nelle immagini non è il mosaico originale, è solo la sua fotografia impressa sul telone che lo copre, in attesa che i restauratori completino i lavori di recupero della battaglia di Isso. Doveva essere un'inaugurazione vera e propria, invece è stato un escamotage comunicativo per consentire al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, di tagliare il nastro a favore di telecamere della mostra, promossa dal suo dicastero, Alessandro Magno e l'Oriente, dedicata dal Museo Archeologico di Napoli al grande condottiero Macedone. 170 opere che ritraggono il percorso di conquista fino alla lontana India, dopo l'annessione dell'Egitto, dei faraoni, del Medio Oriente e della Persia. Della battaglia di Isso direi che è un'opera iconica, lo ritroviamo in tutti i grandi manuali e libri di storia dell'arte. Questo confronto, incontro tra il grande imperatore Alessandro Magno e Dario III di Persia,
che evoca il tema della relazione tra Oriente e Occidente, una relazione che è stato scontro militare, come ci testimonia questo straordinario mosaico che, come sapete, viene da Pompei, ma è stato anche incontro di due culture ed è ancora un tema di grande attualità, quello della relazione. È ancora un tema di grande attualità quello della relazione tra Oriente e Occidente. Io credo che quest'opera abbia un significato profondo che vada ben al di là del racconto di uno scontro militare, ma, come dire, ci apre la mente, ci apre soprattutto ad una profonda riflessione culturale sulla relazione, appunto, tra Oriente e Occidente. Siamo in collegamento con Maddalena Napolitano, professore associato presso la dermatologia dell'Università Federico II di Napoli, responsabile dell'ambulatorio di dermatologia allergologica professionale ambientale presso la stessa università. Ben trovata, grazie per essere collegata con noi. Per l'invito. Allora, dopo questo, diciamo, sottopancia così lungo, veniamo nel dettaglio. In Campania sono circa 460.000 le persone colpite da dermatite atopica. Innanzitutto, in cosa consiste e chi prevalentemente colpisce? La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cutanea cronica tra le più frequenti. Quando ne parlavamo fino a qualche anno fa, pensavamo che fosse una malattia solo dell'età pediatrica. Oggi invece sappiamo che è una malattia che interessa tutte le fasce di età, bambino, adolescente, adulto ed anziano. È una malattia invalidante per due aspetti fondamentali. Il primo, le lesioni si localizzano in zone visibili e questo ha un impatto negativo sulla qualità di vita. Il secondo aspetto, quello sicuramente più devastante, è legato al prurito. I pazienti lamentano un prurito, talvolta dichiarano di non riuscire a vivere con questo prurito. Quindi è la prima causa, è il primo motivo per il quale accedono alle cure, è proprio il controllo del prurito. Adesso c'è una terapia innovativa, può dare dei risultati effettivamente concreti, migliorando notevolmente la qualità di vita del paziente? Sì, ci sono più terapie. Diciamo che negli ultimi 5 anni c'è stata una rivoluzione per quanto riguarda la gestione della dermatite atopica. Abbiamo avuto prima i farmaci biologici che hanno completamente cambiato l'approccio alla malattia e ora abbiamo a disposizione delle small molecules, cioè delle compresse, che in poche ore permettono un controllo del prurito e successivamente dei segni della malattia. Quindi è una vera e propria rivoluzione copernicana. Allora, il paziente appunto affetto da questa dermatite, cosa può fare per accedere al vostro centro e come può prenotarsi? Il nostro centro è attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 13. Si può prenotare al CUP per prima visita oppure mandare un'email. La nostra mail è dermatologiaallergologica.unina@gmail.com per richiedere informazioni o per accedere eventualmente alla prima visita e poi alle cure. Quindi l'ambulatorio è aperto ogni giorno? Tutti e da che ora a che ora? Sì, perché il nostro è un ambulatorio di secondo livello, noi eseguiamo non solo visite e gestione dei pazienti con dermatite atopica di tutte le età, dall'età pediatrica appunto all'anziano, abbiamo la possibilità di eseguire test diagnostici quali i patch test, siamo uno dei centri più grandi del sud Italia per la gestione e per l'esecuzione dei patch test, ma il centro è poliedrico, in quanto possiamo gestire anche pazienti con orticaria cronica e siamo gli unici ad eseguire i test per orticaria fisica. In genere quanto tempo serve per arrivare ad una cura, non dico definitiva, ma insomma che comunque sensibilmente migliori la qualità della vita del paziente? Il ritardo diagnostico negli ultimi tempi si è fortemente ridotto, sicuramente per le forme diciamo classiche dove c'è la storia, l'anamnesi del paziente che ci guida, la diagnosi è più semplice ed è più semplice arrivare alle terapie sia convenzionali che le terapie di ultima generazione.
Per le forme più complesse, soprattutto per l'adulto e per l'anziano, dove ci possono essere dei quadri di malattia che vanno in diagnosi differenziale con condizioni più complesse, in quel caso abbiamo necessità di eseguire test, biopsia, patch test, altre indagini che ci permettono di fare un percorso diagnostico corretto e escludendo altre condizioni e arrivando poi alla diagnosi definitiva e alla terapia. Avendo a disposizione anche il Day Hospital, noi possiamo anche seguire i pazienti in questo percorso. La dermatite atopica si cronicizza e quindi uno purtroppo non se ne può più liberare? La dermatite atopica è una malattia cronica. Diciamo che nella maggior parte, quando si presenta in un bambino, noi rassicuriamo i genitori perché è una malattia che va incontro a remissione, non a guarigione. Cioè scompare, il bambino sta bene, può avere nel corso della vita segni di secchezza, di xerosi della cute. Però in realtà è una malattia, come tutte le malattie infiammatorie della pelle, è una malattia cronica che ha delle fasi di remissione e di riacutizzazione. Si arriva poi a un momento in cui la riacutizzazione è segno di cronicità, perché è la malattia che diventa di più difficile gestione, e in quel momento è fondamentale cambiare terapia e un approccio che ci permetta la gestione per tutta la vita. Dottoressa, prima di salutarci, ci avviamo chiaramente alla stagione estiva, tempo di mare, tempo di sole. Coloro che sono affetti da dermatite atropica possono esporsi al sole, hanno problemi, migliorano? Assolutamente sì, anche se il sole è un alleato per la dermatite atopica, ma preso in maniera corretta, ovviamente nelle fasce orarie opportune, in un succute non infiammata. Se un paziente ha una dermatite atopica in fase acuta, quindi la pelle molto rossa, che tende ad avere prurito e bruciore, in quel caso è sconsigliata l'esposizione diretta al sole. Ma se è una malattia che il paziente sta gestendo e che è in fase di remissione, il sole è solo un alleato. Allora, prima di salutarci, ci ricordi dove i pazienti possono rivolgersi per essere presi in cura nel vostro ambulatorio? Noi siamo all'edificio 10 del Policlinico Federico II, clinica dermatologica. Attraverso la pagina Facebook dell'azienda ospedaliera o i nostri canali social, i pazienti ci possono contattare per richiedere un consulto, una visita e poi accedere alle terapie. Grazie dottoressa, arrivederci, buon lavoro. Salve, grazie a voi. Orto Botanico, uno slargo intitolato a Guido Trombetti, già rettore della Federico II, oggi professore emerito di analisi matematica all'Università Federico II di Napoli. A Guido Trombetti, già rettore oggi professore emerito di analisi matematica dell'Università Federico II di Napoli, intitolato uno spazio del Giardino dell'Orto Botanico, il giardino fondato da Giuseppe Bonaparte nel 1807. La tradizione di intitolare viali o strutture dell'orto a personalità in vita come botanici o coloro che hanno contribuito con la loro attività alla crescita del sito è nata oltre 40 anni fa ed è di stampo anglosassone, l'emozione di Guido Trombetti. Per me è una delle cose più belle della città ed è importante che i napoletani lo sappiano, perché è di una ricchezza. Qua c'è il percorso biblico, ci sono le felci, ci sono le serre galifanee, è qualcosa di assolutamente straordinario, lo raccomando alla città. E poi ha avuto un grande pregio questo luogo, è stato sempre aperto al territorio. Le persone di questo quartiere lo sentono proprio, perché vengono a fare le foto dei matrimoni, cioè non è un luogo chiuso. E io sono legatissimo. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. È una grande istituzione culturale di grande bellezza e di grande attrazione e che sarà ulteriormente valorizzato dal progetto che abbiamo sull'Albergo dei Poveri, perché l'Albergo dei Poveri, nel quale i lavori dovrebbero partire tra qualche mese, diventerà un grande hub culturale ed è nostra intenzione anche ripristinare un collegamento tra l'Orto Botanico e l'Albergo dei Poveri, come insomma era nella concezione iniziale. Il rettore Lorito, dal canto suo, ha ricordato come l'orto botanico sia un patrimonio della città sul quale la Federico II investe molto.
lo stiamo aprendo sempre di più, abbiamo da poco lanciato anche una, come dire, un supporto digitale dell'Orto Botanico, il nuovo sito, il nuovo logo, tutto diciamo per portare quest'orto a essere veramente quello che, per cui è nato, cioè un orto monumentale che univa idealmente diciamo, Napoli con Palermo, dove c'è un gemello diciamo, di quest'orto, anche se questo è ancora più grande, e che ha una location di città straordinaria. Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre. Ben trovato, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Salve a tutti e buona settimana. Sono tante le persone, i lavoratori che vogliono usufruire della pensione con quota 103. Qual è il rischio concreto? Cominciamo col chiarire che chi può usufruire di quota 103 o che cosa significa quota 103. Praticamente la quota 103 viene raggiunta da quei lavoratori che nel 2023 hanno compiuto 62 anni o compiranno 62 anni e hanno complessivamente 41 anni di contributi. In effetti quindi possono andare in pensione anticipatamente rispetto ai 67 anni canonici. La parte negativa sta nel fatto che comunque chi va in pensione regolarmente e vuole farlo può continuare regolarmente a lavorare. Chi invece usufruisce di quota 103 assolutamente non può continuare a lavorare o svolgere altri lavori. C'è sempre il problema molto sentito dell'evasione fiscale. Si colpiscono molto spesso coloro che non hanno nulla, ma non si colpiscono le grandi evasioni. Questo lei sostiene. In questo momento si sta facendo qualcosa per recuperare soldi in tale direzione? Allora, incominciamo col dire che un anno fa erano 1.100 miliardi mai riscossi dal fisco, ad oggi invece sono già diventati 1.153 miliardi, quindi tutto sommato questo significa che è una lotta impari, ecco, tra lo Stato che deve riscuotere e chi praticamente non paga. Ora, naturalmente, dal nostro punto di vista c'è bisogno di razionalizzare la lotta all'evasione fiscale. Ricordiamo che sono 110 i miliardi che ogni anno vengono evasi e naturalmente la lotta anche a riscuotere quello che il fisco ufficialmente riesce, come devo dire, a concretizzare in cartelle e quant'altro. A volte però succede che tutto questo non viene come devo dire, ben congegnato, nel senso, io faccio un esempio che è accaduto al nostro studio pochi giorni fa. In effetti è venuto un nesso notificatore con un centinaio di cartelle, attenzione, circa 100 cartelle da notificare per le aziende che avevano, a questo punto devo dire, sede legale presso il nostro studio. Di queste cartelle è riuscita a notificarne soltanto 5 o 6, perché il resto erano aziende cessate, aziende fallite, contribuenti morti e quant'altro. Quindi vuol dire che tutto questo, c'è stata a monte una macchina lavorativa enorme che però poi alla fine non ha prodotto niente. Io direi che addirittura e potrebbe essere opportuno, lo facciamo anche noi all'interno dello studio, e per prima cosa, quando dobbiamo rivolgerci a qualcuno, dobbiamo vedere se è esistente, basta fare una visura camerale. Certo, ma insomma lei da economista non ritiene che ci siano troppe microtasse? È vero, il contribuente talvolta non paga, ma è anche difficile, c'è troppa dispersione nel voler poter stare dietro a tutti i balzelli che esistono anche a livello imprenditoriale. Anche questa cosa noi la denunciamo spesso, nel senso che a volte non basta un solo modulo F24 per far pagare le tasse ai contribuenti, e molte di queste tasse sono micro tasse. A volte ci dobbiamo compilare un RICO per far pagare 1, 2, 3, 5 euro ad un'azienda. Tutto questo naturalmente
comporta una dispersione di tempo e quindi un maggiore aggravio di costo, ma io dico non soltanto da parte del contribuente, ma anche da parte poi delle istituzioni, del fisco, per cui bisogna cercare di accorpare tutte queste microtasse nel modo più riassuntivo possibile, quindi rendere la vita più facile al contribuente. Noi lo diciamo spesso, la burocrazia è il cancro dell'economia e ancora una volta anche in questo senso tutto questo è palese. Certo, e c'è anche una difficoltà, almeno così ci raccontano i nostri telespettatori, ad accedere agli uffici di competenza. È veramente diventato difficile. Lei ci può confermare questo dato? Questa è una cosa molto, devo dire, molto grave, e io personalmente mi farò promotore presso i nostri ordini professionali, cioè quelli dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, per fare pressione presso chi di dovere e fare in modo che ancora una volta si torni, ecco, come una volta, praticamente alla presenza in ufficio. Si tenga presente che oggi accedere ad un ufficio, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e quant'altro è una cosa difficilissima. Basta fare bisogna chiedere un appuntamento, magari dopo averlo chiesto 3-4 volte ti rispondono, ti danno un appuntamento dopo un mese, poi sotto sotto te lo rimandano. Nel frattempo le aziende hanno delle difficoltà enormi, e non parliamo per esempio quelle aziende che hanno bisogno di un DURC, l'INPS magari chiede una differenza contributiva anche di 50, 60, 70 euro, le aziende non riescono ad avere il DURC finché non si risolve il problema. Magari poi se vai a colloquiare sempre ovviamente via online con l'INPS ti diranno incomincia a pagare e poi dopo se ne parla, o incomincia a non usufruire degli sgravi, perché chi non ha il DURC regolare non può usufruire degli sgravi, come se tutti quanti se lo potessero permettere. Non stiamo qui, come si suol dire, per dirla terra a terra, molte aziende friggono il pesce con l'acqua. E allora noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a tutti e buona settimana. Lo sport al Colosimo, un nuovo traguardo nazionale napoletano. Il Comitato Paolo Colosimo per non vedenti ed ipovedenti, in collaborazione con l'Associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Colosimo, ha ospitato la fase finale di Coppa Italia di Turbol, alla quale ha partecipato anche il Comitato con una squadra presentata dal GSD Colosimo, Usan Roarshed. Il gruppo sportivo che negli ultimi 15 anni è riuscito a vincere a livello nazionale 5 scudetti di Goalball e 5 Coppa Italia di Turbol, oltre a Supercoppa e 3 Supercoppa vinti, e un torneo internazionale nella città di Bergamo l'abbiamo vinto nel passato. Noi diciamo una cosa, che lo sport aiuta molto questi ragazzi, perché attraverso l'integrazione, la socializzazione e l'amore, è perché questa è la strada che noi abbiamo scelta. Un convitto storico, quello del Colosimo, che da oltre un secolo funge da polo di riferimento per la formazione e l'avviamento al lavoro dei giovani non vedenti e ipovedenti di tutto il centro-sud Italia. Così il direttore del convitto, Rosario Chimenti. Questi eventi qui sono molto importanti perché rappresentano un po' una finalizzazione di tanti sacrifici, anche in termini, come dire, allegorici, rappresenta un po' il fine, la speranza che ognuno di loro continua a coltivare nonostante la consapevolezza della difficoltà del loro disagio visivo. Il gruppo sportivo Colosimo nasce nel 1983 per offrire a giovani non vedenti e ipovedenti l'opportunità di vivere lo sport e di crescere socialmente. Così Antonio Rotondi, consigliere FISPIC, Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi. Cerchiamo di portare avanti lo sport per i disabili, perché lo sport è una cosa oltre
a far bene alla salute, inserisce nel sociale, include in inclusione con l'altro mondo dei normodotati. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, vi lascio al bello del calcio, conduce Claudia Mercurio, arrivederci.